Dobbiamo dunque mettere enfasi sulle riforme strutturali. Se un paese deve fare uno sforzo a breve termine per le riforme strutturali, bisogna dargli una certa flessibilità in termini di implementazione delle regole di stabilità e crescita. Ancora una volta sto citando questo. Risposta concreta a voi, alla domanda di un giornalista, è le riforme strutturali. Ebbene, mettiamole in atto perché sono di importanza ai nostri concorrenti. I paesi come l'Italia ne hanno bisogno. Il primo ministro l'ha annunciato con il programma di 1000 giorni per la riforma. Sono riforme alle quali diamo proprio il benvenuto. Questo è un elemento chiave. Sarebbe un errore essere ossessionati solo dal consolidamento fiscale. Il consolidamento fiscale è necessario e indispensabile quando si hanno dei livelli di debito così alti. Senza il consolidamento fiscale che cosa succede? Il mercato comincerebbe dunque ad avere delle problematiche. L'Italia stava attraversando, come sappiamo, un periodo molto difficile, un po' di tempo, me lo ricordo bene, non era solo la Grecia, il Portogallo. Minacce anche nei confronti dell'Italia, ma grazie alle riforme già messe in atto e agli impegni è stato possibile ripristinare la fiducia in Italia. E ora, visto che sono qui a tavolo, voglio ringraziare sia Mario Monti che Enrico Letta, perché è stato grazie alle riforme che loro hanno iniziato e anche abbiamo fatto a livello europeo che siamo stati capaci di togliere l'Italia, dunque questa vicinanza così severa del. E allora è una questione di buonsenso, bisogna superare le difficoltà, è un errore mettere da una parte quelli a favore della crescita e quelli da parte del rigore fiscale. Abbiamo bisogno di ambedue le cose, più le riforme strutturali per rendere le nostre economie più competitive. Grazie per la vostra attenzione.